Vabbè, Checo non bisogna. Checo è Checo, ormai Checo ha fatto un risultato talmente strabiliante, straordinario. Oggi abbiamo superato l'incasso dell'altro film e quindi ci stiamo andando verso i 70 e è un grande risultato storico, impensato. Io pensavo di battere quel record, ma non di arrivare, eguagliare quel record, ma non di fare esattamente questa strada che sta facendo. Anche perché mi immagino il rapporto a quanto è costato il film. Esattamente. Beh, Infinity Coche è costato 10 milioni, più 4 milioni tra copia e lancio, insomma, però insomma un risultato veramente enorme. I The Pill è il battesimo di questo giovane, di questi giovani. Mi interessa molto l'idea di cercare nuovi talenti nel cinema italiano e credo che sia il lavoro del produttore quello di fare scouting, quello di rischiare poi sempre. Io potrei starmene benissimo a casa, seduto su questo trono di Zalone, e invece mi piace sempre proprio mettermi in azione. Prima di Zalone ho fatto un film del Papa, un film molto complesso, difficile, ci vuole coraggio e anche un po' di follia fare un film su un Papa esistente con Lucchetti. E adesso quindi, come vedete, i soldi che noi prendiamo li rimettiamo sul mercato, questo film di The Pills, poi faremo Matano, poi faremo Edoardo Ferrario. C'è una linea giovane, c'è una linea che unisce questo giovane cinema italiano. C'è una linea che unisce questa nuova commedia, che sta nell'aria. Non è detto che un ragazzo che sta nel web per forza deve funzionare al cinema. Al cinema funzionano le storie che funzionano. E questa storia funziona. L'abbiamo visto in sala oggi, la gente ride. Ride perché raccontiamo una generazione allo sbando, una generazione che è molto difficile perché naturalmente non è sostenuta, una generazione quindi che non è sostenuta da nulla e quindi senza obiettivo. Lo Stato non ti dà obiettivo. La famiglia cerca di dare un obiettivo, ma non esistono questi obiettivi e i ragazzi quindi fanno da sé. E loro naturalmente hanno fatto questo film, l'hanno raccontato loro. Non sapevamo cosa fare nella vita, ci siamo messi insieme e piano piano abbiamo costruito, stiamo costruendo la nostra vita. E quindi credo che questo sia un film generazionale importante, che rompe esattamente con gli schemi vecchi. Il linguaggio è talmente veloce, dinamico, se vedete il film di Luca Vecchi, che naturalmente il regista ha fatto una bellissima regia sobria, nuova, veloce, leggera e niente, quindi sono contento oggi di aver fatto questo progetto, insomma. Ce l'abbiamo fatta, secondo me. La scommessa è vinta. È vinta perché la sala ha reagito bene. Ma vedrebbe The Pills insieme con Zalone in qualche cosa? Assolutamente no, sono completamente diversi. Anzi, uno parte dal posto fisso e l'altro parla sempre meglio che lavorare. Quindi sono due facce della stessa medaglia, no? Quello parla della prima repubblica, questi parlano della contemporaneità e quello è molto più contemporaneo anche lui perché racconta una realtà. Beh, di Checco abbiamo già detto tantissime cose che è inutile che ne parli io. Tutti i giornali ogni giorno parlano di Checco, da sociologi a psicologi, a critici, a giornalisti, a storici, a scrittori. Tutti vogliono, a contenitori, a talk show, tutti vogliono parlare di Checco. Questa grande checomania, e aveva ragione Celentano che forse bisognava inventarsi una medicina, chiamarla Checco, così tipo l'Exotan che ti può rilassare. Quindi vedete Checco. Dico ai giovani invece che invece questo film è un film generazionale, un film che racconta una generazione, i ragazzi infatti si sono trovati. Se voi andate a vedere Twitter in questo momento sono tutti positivissimi su questi ragazzi. E quindi c'è proprio un tam tam che passa dai giovani e quindi tra di loro parlano, comunicano e il film è riuscito e io sono felice. Solo perché è difficile rischiare, puntare. Quando ho puntato sui soliti idioti ho fatto 10 milioni il primo, 8 milioni il secondo. Il terzo film non l'ho fatto perché non mi trovavo lì dentro, non sentivo il terzo film dei soliti idioti. Devi sentirti, oppure puoi partecipare a un percorso comune. E con loro, con me, hanno avuto un grande feeling e quindi adesso siamo qui. Ma io ho già vinto la scommessa al di là del risultato economico in sala.